sarà aperta al pubblico fino al 30 settembre la mostra fotografica di Bruno Coccoluto, che sarà esposta al pubblico presso l'associazione Pro Loco Dorigo Magno di Sinalunga. Dal 18 al 30 settembre Bruno Coccoluto espone le sue fotografie a Rigomagno. Titolo della mostra: obiettivo su San Gimignano Medio Oriente. Come mai questa attinenza fra due mondi tanto diversi? Dunque, diciamo che la mostra è tratta circa 32 foto tutto bianco e nero, e sono due temi, anche se di due paesi lontani, però abbastanza attinenti, perché il tema predominante, come si può anche intravedere dalla mostra, è quello del reportage. Tant'è vero che vediamo nelle immagini della Giordania delle foto che tendono a sottolineare gli aspetti etnici e caratteristici della Giordania, infatti riprendo soprattutto la gente, il popolo, eccetera, mentre quelle di San Gimignano sono sempre persone, e più precisamente figure ambientate. Cosa significa figure ambientate? Figure ambientate che praticamente sono inserite nel paese, proprio nel Medioevo, ecco, riguardo, perché San Gimignano, essendo un paese soprattutto medievale, ho cercato di inserire delle persone ai giorni nostri, in un paese che praticamente richiama il Medioevo. Questo, come fra l'altro descrivo anche qui nel mio Depliant, e ho cercato di unire, due mondi diversi, la nostra epoca con quella medievale, riprendendo naturalmente quello che sono le mura e le piazze, i vicoli di San Gimignano, inserendoci delle persone, turisti o anche persone caratteristiche del paese. Sta riscuotendo un meritato successo di visitatori la mostra di fotografie sul palio di Bruno Coccoluto dal titolo Sensazioni, allestita nel cortile del Podestà fino al 9 novembre. La mostra è promossa dalla circoscrizione 3 e dall'assessorato alla cultura del comune di Siena. Coccoluto è bravissimo a restituire la quotidianità e l'autenticità della vita nel rione, e per questo le sue foto piacciono ai turisti ma anche ai contradaioli. Per quanto propongano soggetti, dettagli, scorci della città, in definitiva molto quotidiani, molto familiari, molto vicini a noi senesi, lo fa in un modo che riesce a darci qualcosa, insomma, a arricchirci in qualche modo, a svelarci alcuni piccoli segreti, cosa non facile, perché parlando lo stesso linguaggio e facendo vedere le stesse immagini è molto difficile dire qualche cosa di nuovo. Ecco, io credo che Bruno Coccoluto invece ci sia riuscito. Sensazioni che raccontano il palio. Ultimi giorni per visitare la mostra fotografica allestita all'interno del cortile del Podestà. Le foto, il cui autore è Bruno Coccoluto, parlano del palio e dei diversi momenti che compongono la festa. L'iniziativa è organizzata dalla circoscrizione 3, dall'assessorato alla cultura del comune e dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.